Radio Italia 5, la radio che si vede. La radio che si vede. Il Passioni Festival Inverno diventa una finestra anche sul noir e il thriller con Massimo Carlotto, che è venuto qui ad Arezzo proprio per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo Il Turista. Carlotto è venuto proprio qui ad Arezzo nella sede del Circolo Artistico a presentare questo nuovo lavoro che mescola il noir a cui ci ha fatto abituare al thriller ma anche alla spy story. Andiamo a sentire da lui allora come è andato la sua conversazione con Andrea Scanzi e quali sono i punti salienti di questo ultimo lavoro. Massimo Carlotto al Passioni Festival di Arezzo, chi è questo turista, da dove viene questo personaggio? Ma il turista è un serial killer di origine incerta, nessuno lo conosce, ed è arriva a Venezia e a Venezia succede un grosso guaio perché sbaglia vittime e da lì si dipana la storia. Per me è un modo per raccontare il mondo degli psicopatici criminali e per poter raccontare Venezia, la nuova Venezia, cosa sta succedendo oggi in una delle città più belle del mondo. Ecco, di questo romanzo è stato detto che è comunque un mix tra noir, thriller, ma anche spy story. In quale modo ha cercato l'ispirazione anche per scrivere qualcosa di diverso dai suoi lavori precedenti? L'ispirazione parte sempre dalla realtà, ma interessava la nuova dimensione dei servizi segreti, il nuovo ruolo a livello internazionale, soprattutto i nuovi rapporti che ci sono con la criminalità organizzata, basta pensare al Messico, basta pensare al Venezuela, alla Russia e altri paesi, e quindi questo è stato il mix di idee e anche di spunti reali che mi hanno portato a scrivere questo romanzo. E a proposito di turismo, qui ad Arezzo farà un po' il turista o è solo di passaggio? Ah, purtroppo sono solo di passaggio. E aveva già visto la città? Sì, sì. No, la conosco, Arezzo è una città che mi piace molto. Gli ascoltatori di Radio Italia 5, buon ascolto. Anche il noir e il thriller sbarcano all'Arezzo Passioni Festival invernale. Com'è stata questa chiacchierata con Massimo Carlotto? Ma molto importante, molto significativa. Massimo Carlotto rappresenta un ulteriore salto di qualità del Passioni Festival, perché è uno degli scrittori italiani del noir, ma non solo, più tradotti all'estero, praticamente in tutta Europa. Massimo Carlotto è tradotto e letto ovunque, anche negli Stati Uniti, per cui insomma una figura di livello internazionale molto importante per una manifestazione che cerca di evento in evento di crescere in dimensione e in qualità. Ma il Valdi, ci auguriamo, siamo sicuri che si sia ripreso dalle condizioni di salute negative che aveva, per cui insomma Malvaldi sarà ad Arezzo il 17 al Passioni Festival, un evento sicuramente molto atteso visto la popolarità dei suoi romanzi, dei suoi racconti, della serie televisiva che è stata costruita sui casi e delitti del Barlume, per cui credo sarà un altro grande evento di grande partecipazione. Altro elemento clou che confermiamo di Carlo Verdone per il 4 marzo, confermiamo giorno e orario delle ore 18, un sabato pomeriggio, poi nei prossimi giorni diremo dove avverrà e quali saranno le modalità di accesso. Allora aspettiamo queste ulteriori delucidazioni su Carlo Verdone ad Arezzo, intanto ricordiamo il prossimo appuntamento con il Passioni Festival Inverno, sempre qui dal Circolo Artistico, il prossimo 17 febbraio. Radio Italia 5, la radio che si vede. La radio che si vede.